Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. TG Plus News Treviso, ben ritrovati. Apriamo con la cronaca. Aniza Panfile, la 31enne romena, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto grazie ad un pescatore domenica scorsa a Spresiano, in un'ansa del fiume Piave sotto un viadotto, è stata uccisa. Sarebbe questo il clamoroso esito dell'autopsia sul cadavere della donna effettuata nel pomeriggio di ieri da parte dell'anatomopatologo veneziano Antonello Cirnelli. Secondo l'esame post-mortem, infatti, Aniza sarebbe deceduta in seguito a numerosi traumi alla testa, colpi sferrati verosimilmente con un bastone o un altro oggetto contundente, tra cui uno mortale sulla nuca. Non c'è invece acqua nei polmoni, il che sembrerebbe indicare che la 31enne è finita nell'acqua del fiume quando era già morta. Una buona notizia invece, una notizia da parte del ministro Tajani che annuncia Ilaria ha parlato al telefono con il padre, una notizia veramente bella dunque per mamma Maria e per la sorella Laura, perché il papà di Ilaria De Rosa, la hostess 23enne, lo ricorderete, di Castelminio, arrestata in Arabia Saudita, è riuscito a parlare con lei al telefono. Il contenuto della telefonata è giustamente riservato, vista la delicatezza della vicenda dal punto di vista diplomatico, ma è certo che la giovane abbia riferito a papà Michele i momenti dell'arresto e la sua convinzione che in un primo momento si fosse trattato di una rapina. Erano più di 400 gli studenti al Palais d'Ossone di Casier per la giornata della legalità. Martedì 23 maggio i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Casier erano tutti lì a ricordare le stragi di mafia, non solo quelle di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992, stragi che tolsero, come sappiamo, la vita a donne e uomini dello Stato. Trovate il nostro articolo dedicato a questo importante evento di due giorni fa su notizieplus.it, potete leggerlo cliccando sul link in descrizione della news sotto il video del TG. Modellismo dinamico e statico a Spresiano, sabato l'inaugurazione. È una delle manifestazioni più attese, patrocinata dal comune di Spresiano e della regione Veneto. Già record di presenza nelle scorse edizioni, torna dunque l'ottava mostra del modellismo dinamico e statico. Non solo, ma non mancheranno i mattoncini più famosi del mondo. L'appuntamento è presso la struttura polivalente della Proloco e la chiesetta dei Giuseppini, dopodomani, sabato alle ore 15. Nel piccolo tempio sarà allestita la mostra dei mattoncini con anche mini, auto e tanto altro, insomma, in una bella atmosfera unica tra colori e luci. Il nostro articolo dedicato su notiziaplus.it. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario. Vi ricordo, come sempre, che potete ricevere ogni giorno gratuitamente tutti i nostri contenuti, i nostri articoli, i nostri notiziari, i nostri speciali a tema, le nostre molte interviste esclusive direttamente nel vostro smartphone, gratis, semplicemente mediante la app TG Plus.